C'era una volta in un minuscolo villaggio del nord dell'Inghilterra la piccola Jane Roth. Alle 23 circa del 13 aprile 1699, la bimba di soli 9 anni si svegliò dal suo primo sonno e si sfregò gli occhi, cercando di capacitarsi di quello che stava osservando. Sua mamma, la signora Roth, era saltata fuori dal letto e si era diretta dritta verso il camino. Proprio allora due ombre apparvero alla finestra e le gridarono di prepararsi per un'avventura. Secondo la testimonianza successiva di Jane in tribunale, sembrava che sua madre si aspettasse quei misteriosi visitatori. Andò via con loro senza fare storie, ma non prima di sussurrare a Jane: «Stai attenta, piccola, io tornerò domattina». Forse la madre aveva qualche missione segreta o forse era in qualche guaio e sapeva che uscire di casa era rischioso. In ogni caso, la mamma di Jane non mantenne la promessa e non tornò mai. Quella notte successe qualcosa di terribile. La signora Roth fu attaccata e morì. Il crimine non fu mai risolto. Facciamo un salto avanti di quasi 300 anni, fino ai primi anni 90 del Novecento. Un appassionato di storia, Roger Eckirk, si avventurò nell'ufficio pubblico dei registri di Londra. Tra gli antichi documenti in pergamena e manoscritti, Eckirk inciampò nella testimonianza di Jane. In essa trovò qualcosa di sospetto che attirò la sua attenzione. Inizialmente Eckirk stava conducendo una ricerca per un libro sulla storia della notte. Era immerso fino al collo in documenti che andavano dal Medioevo alla rivoluzione industriale. Non aveva tanta voglia di scrivere il capitolo sul sonno, pensando che sarebbe stato noioso. Insomma, è una parte necessaria della vita, ma cosa succede di così eclatante mentre dormiamo? Dubitava che avrebbe trovato qualcosa di interessante. Mentre si immergeva nella deposizione penale di Jane, però, due parole gli saltarono all'occhio. Primo sonno. Queste parole contenevano un accenno a qualcosa di peculiare riguardo la vita nel XVII secolo, che Eckirk non aveva mai incontrato prima. Se c'è un primo sonno, significa che deve essercene anche un secondo, come se si dividesse la notte in due metà. Era solo una strana abitudine familiare o c'era di più? Beh, Eckirk passò mesi tra gli archivi e, indovina un po', trovò un sacco di riferimenti a questo misterioso fenomeno del doppio sonno, o come lui lo ha poi soprannominato, sonno bifasico. Viaggiamo nel tempo per vedere come dormivano le persone all'epoca. Immagina, siamo tra le 21 e le 23. Se fossi stato abbastanza fortunato da potertelo permettere, ti saresti riposato su un materasso di paglia o stracci. Le persone più ricche avrebbero potuto trovarci addirittura delle piume dentro. Ma se fossi stato in fondo alla scala sociale, avresti dovuto accontentarti di qualche copertura di foglie o addirittura del nudo pavimento. La maggior parte delle persone dormiva insieme, come in un grande pigiama party. Cimici, pulci, pidocchi, familiari, amici, servi. Chiunque fosse, tutti si accoccolavano insieme. E se fossi stato in viaggio, avresti potuto condividere il giaciglio con un totale sconosciuto. Dormire una volta era una fatica, con tutte quelle regole da seguire. Ad esempio, le ragazze stavano sul lato del letto, con la più anziana vicina al muro. Seguivano i genitori, poi i ragazzi e infine qualsiasi altro estraneo. Puoi immaginare di star comodo con tutte quelle persone e quelle disposizioni? Dopo poche ore, nel cuore della notte, le persone iniziavano a svegliarsi naturalmente, senza alcun tipo di sveglia. Erano i loro corpi a decidere che non era più ora di dormire. Questo periodo era chiamato la veglia ed era piuttosto produttivo. Le persone facevano di tutto sotto la pallida luce della luna e delle lampade ad olio. I contadini usavano quel tempo per lavorare, controllavano gli animali e svolgevano le faccende domestiche. Addirittura le serve preparavano bevande per i padroni. E ovviamente c'erano i soliti teppisti in giro a creare scompiglio. Dopo un paio d'ore svegli, le persone tornavano a letto. Questo sonno mattutino poteva durare fino all'alba o più. Proprio come oggi, l'orario in cui ci si svegliava dipendeva da quando si andava a dormire. Questa cosa del sonno bifasico era un fenomeno mondiale nell'era preindustriale. Era popolare in Francia e in Italia. Eckirk ha persino scoperto prove di questa abitudine in luoghi lontani come l'Africa, il sud-est asiatico, l'Australia, il Sud America e il Medio Oriente. Nell'era medievale i ricchi vivevano nei loro lussuosi palazzi con letti stravaganti. Questi erano opere d'arte adornati con ogni tipo di decorazione e realizzati con i più soffici piumini e lenzuola di lino di lusso. Erano il centro di ogni grande casa e i nobili avevano anche i loro simboli ricamati sulle tende che circondavano i letti. Non solo questi erano super confortevoli, ma era anche il luogo perfetto per radunarsi per una chiacchierata o intrattenere gli ospiti, mentre gli venivano mostrate le loro eleganti stoffe. Ora diamo un'occhiata alla Francia del XIV o XV secolo. Vedrai un letto degno di un re, completo di baldacchino e tende. Il cuscino era coperto da un lenzuolo per la testa, che alla fine fu sostituito dalle federe. Fatto divertente. Allora la federa era chiamata portacuscino, ma torniamo ai letti. In quei giorni non ce ne erano, a baldacchino, con pali ad ogni angolo, come vediamo nei film. Invece avevano drappi appesi a una struttura sospesa dalle travi del soffitto.
A volte c'era anche una testiera alta e un baldacchino elaborato chiamato tester o cellure. Il vero e proprio letto era una struttura a sé stante circondata da tutta questa opulenza. Alcuni erano così alti che avevano persino un letto estraibile sottostante per il balletto o la cameriera personale dei signori. I letti e la biancheria erano così preziosi da essere tramandati di generazione in generazione. Se ne possono trovare menzioni nei testamenti a partire dal XIV secolo. Una famiglia benestante avrebbe potuto lasciare in eredità un letto e un cuscino a piume, mentre le persone più ricche lasciavano letti con costose tende e biancheria di alta qualità. Anche i materassi di lana erano considerati abbastanza importanti da essere lasciati in eredità ai membri della famiglia. Ora parliamo dei letti in posti come monasteri e case di carità. In uno di essi, nel 1487, un'anima pia vi lasciò del denaro per fornire lenzuola per i letti degli anziani. All'epoca si stimava che ogni letto costasse 13 scellini e 6 pence. Erano piuttosto semplici, con un solo materasso, una coperta, un copriletto e un cuscino semplice. Anche i contadini videro alcuni miglioramenti nelle loro sistemazioni verso la metà del XV secolo. Erano sollevate dal pavimento e avevano qualche comfort in più, ovvero 3 tavole come letto, un lenzuolo e un cuscino. Certo, avevano comunque copriletti logori e coperture in tela, ma era un passo avanti. Al tempo in cui la regina Elisabetta I salì al trono, non era cambiato molto nel modo in cui i letti erano disposti. A parte i baldacchini nelle case ricche e in qualche locanda, le cose erano rimaste semplici. Il lenzuolo superiore scomparve, ma con l'avanzamento delle classi medie, anche queste ultime vollero materassi di piume e lenzuola morbide. Infatti, intorno al 1580, un religioso di nome William Harrison si lamentò dell'ossessione delle generazioni più giovani per piume e cuscini. Ai suoi tempi, se un uomo poteva permettersi un materasso e un sacco su cui appoggiare la testa dopo 7 anni di matrimonio, si considerava ricco come un signore. I cuscini erano solo per le donne malate e i servitori erano fortunati se avevano un lenzuolo per tenere lontana la paglia dai corpi. Tra l'altro, ai tempi dei Tudor, in parte medievale, le persone avevano una routine di sonno simile. Lo suddividevano in 2 parti, ma le loro posizioni erano stravaganti rispetto a quelle di oggi. Dormire completamente supini era un grande tabù perché era associato alla morte. Quindi queste persone facevano un pisolino in posizione semiverticale. Oh, come sono cambiati i tempi! Ora non riusciamo nemmeno a immaginare di dormire senza i nostri comodi letti, cuscini morbidi e lenzuola soffici. Ma è sempre affascinante guardare a come le persone vivevano o dormivano in passato.